Hermes Contest per la sicurezza stradale di ANAS, hai vinto con la canzone After. Che messaggio volevi lanciare con questo brano? Il messaggio che vorrei inviare con After è la responsabilizzazione di noi giovani alla guida. Appunto, tipo, magari quando si fa serata tendiamo a trascurare questo aspetto di magari bere alcolici o magari di correre un po' di più con la macchina o non allacciare le cinture quando si guida. Il messaggio è appunto che bisogna dare più peso a queste cose, perché dal divertimento a qualcos'altro è un attimo, e quindi apriamo un po' gli occhi su questo. Assolutamente, poi i dati sono veramente inquietanti, ogni giorno vediamo di ragazzi che per l'alta velocità o per il consumo di alcol comunque fanno degli incidenti. Ecco, tu parli ai giovani, quanto pensi che sia importante la musica, ma anche un concerto come il primo maggio, per lanciare i giusti messaggi ai giovani? Penso che sia importante perché intanto è una cosa nazionale, una cosa conosciuta abbastanza nazionalmente, quindi questo porterà a casa questa canzone, che parlerà appunto di questa responsabilizzazione sulla guida, e che il messaggio passi più rapidamente appunto tramite il concerto del primo maggio. Questa canzone ti è stata ispirata anche da una vicenda personale, oppure ti sei ispirata a quello che vediamo purtroppo tutti i giorni magari al telegiornale? È ispirata un po' e un po', non con una persona che magari avevo un rapporto, però c'era una persona che conoscevo appunto di vista ed è morta così, quindi mi è dispiaciuto tanto e ho raccontato anche di lui in questo testo come esperienza. Perfetto, grande. Quindi il messaggio è: non bevete se dovete guidare. Esatto, non bevete se dovete guidare, mi raccomando, siate più responsabili.